Certamente per me una delle esperienze più importanti in assoluto è stata quella su un film che poi non ha avuto un grande fortuna al botteghino, che era il film, si chiamava Nel mio amore, e la regista era la scrittrice Susanna Tamaro, perché in quel caso si è trattato di un film dove appunto non c'era una regista di grande esperienza, quindi oltre a fare il lavoro di aiuto, cioè il lavoro che dicevo prima, c'era anche un lavoro di supporto a una regista, diciamo, che ha fatto per tutta la vita da scrittrice, che era molto creativa, aveva molte idee e che magari non aveva un'esperienza diretta di set recente, e quindi era un tipo di lavoro differente per cercare di venire incontro a quello, per cercare di far venire fuori in maniera cinematografica, con delle inquadrature il più belle possibile, le sue idee sul film, su come rendere la sceneggiatura, su come farla diventare filmata. L'esperienza forse opposta e per me altrettanto importante, l'ultimo film che ho fatto è stato quello di Marco Risi, perché l'ultimo film che ho fatto come aiuto regista, naturalmente, perché Marco Risi invece è un regista che ha le idee molto precise, cioè Marco è una persona che arriva sul set e sa esattamente quello che vuole, cioè sa esattamente quello che vuole girare, come lo vuole girare. Quindi la cosa importante invece, per esempio, con Marco è quella di prepararli in maniera più precisa possibile, più ricca possibile, il set, in fase di preparazione anche del film, non solo poi una volta che si arriva sul set, cercare di fare un piano di lavorazione che sia il più possibile perfetto, cioè senza sprechi di tempo, perché così lui può avere il massimo. Questo vale naturalmente per tutti i film, però per quei registi che hanno le idee molto chiare vale doppio, perché non so, sono registi che decidono un po' sul set all'ultimo quante inquadrature fare, eccetera. Invece Marco è una persona che sa già prima in maniera molto lucida quello che vuole. E questo per me è stato un grandissimo insegnamento, perché fra l'altro mi è capitato poi pochi mesi dopo di fare questo mio primo film come regista piccolino, dove avevo poco tempo, e quindi ho lavorato molto come regista in fase di preparazione, nel senso che ho immaginato le inquadrature, ho fatto un decoupage delle inquadrature molto dettagliato prima ancora di andare sul set. Ne ho parlato poi con Tani Canevari, con il mio direttore della fotografia, perché e questo l'ho imparato anche da Marco Risi, perché Marco è una persona che arriva sul set con le idee chiare e capisci, facendo l'aiuto, quanto tempo ti fa risparmiare questo essere così decisi, così preparati rispetto magari ad altri registi, che poi magari però hanno anche altre qualità. Poi bisogna sempre vedere che film fai, quante settimane hai. Quando preparammo il film con Marco Risi 4 anni fa, perché si doveva fare 4 anni fa, era di 10 settimane, poi il film non partì per problemi produttivi, è partito invece quest'estate nel 2008 e era diventato di 8 settimane, quindi ci avevamo 2 settimane in meno, insomma, e la sceneggiatura più o meno era quella, quindi bisognava anche fare di necessità virtù, e lui l'ha fatto molto bene. Quello è stato un insegnamento molto importante. Il consiglio forse più prezioso, più giusto che ho avuto, fare tanti consigli, diciamo che, come dicevo prima, sul set si ruba molto, si ruba nel senso buono, da persone che hanno più esperienza di te e impari. Questo credo che valga per chi vuole fare il costumista, per chi vuole fare il truccatore, per chi vuole fare l'attrezzista, per chi vuole fare lo scenografo, per tutti. L'attore, naturalmente, un piccolo ruolo ti dà però la possibilità magari di stare a fianco di grandi attori che fanno grandi ruoli, e quindi di rubare qualcosa della loro tecnica, della loro energia, della loro grinta. Per me questo sicuramente, diciamo, è valso in tutti i film che ho fatto, come assistente prima, che l'ho fatto per pochissimo, e come aiuto regista poi, che invece ho fatto per diversi anni. Però dicevo che un consiglio molto prezioso me lo diede proprio Giovanni Veronesi. Mi disse: tu fondamentalmente devi capire cosa vuoi fare, e fare soltanto quella cosa, fare lo sceneggiatore, fare lo sceneggiatore, il regista, fare l'aiuto, insomma, di solito chi fa l'aiuto poi diventa regista o diventa organizzatore generale, cioè passa alla produzione o alla regia. Sono pochi quelli che fanno l'aiuto regista a vita, ce ne sono, però è un mestiere che di solito dura alcuni anni e poi si passa, non so, Ferzan Ospedek, Ricky Tognazzi, tantissimi registi, Sergio Leone aveva fatto l'aiuto regista, tantissimi registi
erano prima aiuto, e anche tanti produttori. Donatella Botti è stato un aiuto, Daniel Lucchetti è stato un aiuto, Riccardo Milani è stato un aiuto molto bravo, insomma tantissimi registi e tantissimi organizzatori o produttori hanno fatto l'aiuto regista. E Giovanni mi disse subito questo: scegli una cosa, capisci qual è la cosa che ti piace di più fare o quella in cui ti senti più portato, e falla. E io non ho seguito affatto questo consiglio, perché ho continuato a fare l'aiuto, a fare lo sceneggiatore quando potevo, a fare persino l'attore, che in maniera indegna, però è una cosa che mi diverte molto, quindi spesso faccio delle piccole parti in alcuni film. E devo dire che anche Giovanni, però, questo consiglio che lui me lo diede durante un film in cui lui faceva il produttore, che era il film appunto di Alessandro Piva, che si chiamava Mio Cognato. E quindi anche lui non faceva solo una cosa, che lui è uno sceneggiatore bravissimo, un regista, e ha fatto il produttore, credo, solo per quel film, non credo che lo farà, non so, spero, mi auguro di sì, perché mi fa sempre piacere se si fanno tanti film, sono tanti produttori, però forse non lo farà non lo farà più, per cui anche lui non è che proprio ha ascoltato quel suo stesso consiglio. Però credo che avesse ragione, perché se ci si concentra su qualcosa, su una cosa, magari è più facile riuscire. È anche vero che quando fai un mestiere così complesso come il cinema, probabilmente sapere fare tante cose diverse, affrontare tanti ruoli diversi, magari a volte anche per poco, non soltanto osservando ma proprio facendoli, ti aiuta molto a entrare nell'ordine di idee di tutti, perché quando fai regista devi coordinare una troupe, delle volte anche di decine di persone, e quindi se sai, più sai sul lavoro di ciascun tuo collaboratore, che sia lo scenografo, che sia il direttore della fotografia, che siano gli attori, che sia il costumista, che sia l'aiuto regista tuo, il produttore, l'organizzatore, eccetera, più ne sai, meglio secondo me riesci a ottenere il meglio da ciascuno dei tuoi collaboratori. Quindi è vero che, insomma, fare tante cose a volte può anche aiutare, sempre bene farle sapendo che invece poi vuoi fare il regista oppure l'attore. Quelli che sono indecisi, secondo me, ne subiscono un po' le conseguenze. Come sei sul set? Hai un tuo metodo di lavorazione per ottenere il meglio dagli attori? Secondo me io ho un mio metodo, che è quello della conoscenza personale con gli attori, della preparazione, diciamo, di prima di arrivare sul set, per intenderci. Io credo che una cosa estremamente importante sia avere, quando scegli gli attori, quando fai il casting, sapere bene cosa vorrai da quell'attore, non soltanto come attore, ma come rapporto personale fra il regista e l'attore. Cioè, la professionalità di un attore, secondo me, non basta. Poi ci può essere un attore bravissimo, eccellente, che magari non è adatto o per quel ruolo, naturalmente, o per quel film, naturalmente, ma anche per il carattere che ha quel regista. Io credo che la cosa più importante sia instaurare un rapporto, una dinamica fruttuosa fra il regista e l'attore, perché io devo spiegare cosa voglio, no? Il copione non basta a spiegare come lo si deve interpretare. Allora, se in fase di scelta del cast e poi di prove con gli attori prima di arrivare sul set, io ne ho potute fare poche, però un pochino le ho fatte, nasce un rapporto proficuo di comunicazione, di chiarezza fra il regista e l'attore, secondo me, per me la chiave è questa. Io sono stato fortunato, ho avuto un cast molto buono, conoscevo tutti tranne Pietro Taricone, e per me è stata un'ottima sorpresa, perché lui era l'unico con cui non avevo lavorato, e che quindi, diciamo, mi auguravo che si potesse creare un buon rapporto personale. Per fortuna si è creato, prima la prova costume, poi siamo andati a fare una prova con lui e Corrado Fortuna, molto lunga, in cui abbiamo provato tutte le scene diverse volte, ed è stata un'eccellente sorpresa. Io credo che Pietro sia un attore molto bravo, almeno nel mio film ha interpretato quello che avevo scritto esattamente come lo volevo interpretato.